Settimana importante per il Città di Varese, che continua ad allenarsi ad Albizzate per preparare uno dei match più attesi del campionato. Siamo solo alla terza giornata, è vero, ma Novara-Varese non può essere una partita come le altre. Una sfida che sa di professionismo, una sfida che sa di storia, una sfida che Mister Rossi vuole vincere per dimostrare ancora una volta che il Varese c'è. Il tecnico torinese potrà contare sul rientro dal primo minuto di Luca Di Renzo, che tornerà a guidare l'attacco biancorosso dopo aver scontato la giornata di squalifica, e c'è anche qualche speranza per il recupero di Mirko Tosi, che potrebbe invece partire dalla panchina. A grandi linee rivedremo la stessa squadra che ha battuto il Fossano, con l'immancabile carica dei tifosi. Il pubblico sicuramente è stato una componente fondamentale perché ha capito i momenti di difficoltà della squadra e ci è stato molto vicino. Questo è veramente il dodicesimo uomo in campo, perché quando capisci, quando c'è un pubblico intelligente che capisce le situazioni, ripeto, è un grosso vantaggio. Il Novara sta faticando, i due pareggi contro Asti e Borgosesia non riflettono certo il valore di una squadra costruita per vincere, e la bravura del Varese dovrà essere quella di approfittare del momento no dei piemontesi. Lo sa bene Ezio Rossi, che si è espresso così dopo la vittoria sul Fossano. Novara sulla carta è una squadra a livello tecnico, parlo sicuramente quasi di categoria superiore, quasi diciamo, però noi abbiamo la fiducia, abbiamo la consapevolezza e abbiamo la capacità di giocare a ritmo che spero possa mettere in difficoltà anche noi. E quindi andiamo con la nostra faccia. Passione biancorossa si è mobilitata con largo anticipo per organizzare la trasferta, e anche lontano dall'Ossola non mancherà la spinta del pubblico. I tifosi ci sono, il Varese c'è. Non resta che andare a giocarsela al Silvio Piola di Novara, una partita che promette spettacolo.